dei punti più alti della zona bassa blindata di Sant'Antonio. Qui vi era una strada che proseguiva da qua, che poi diventa mulattiera, che portava i materiali direttamente a Fiorino Melzani, Sertù e anche praticamente a tutta la zona che andava da Vaccanei, Cima dell'Ora, Monte Censo, e si passava da qua per non farsi vedere dal nemico. Infatti queste mulattiere erano molto molto utilizzate quando all'inizio della guerra, perché qui vi erano degli appostamenti campali all'inizio della guerra. Poi diventarono molto articolate, come le vediamo adesso, con dal 1916 in poi fino al 18, che è stato il massimo dello sviluppo, per il semplice fatto che si temeva un'avanzata dal nozzolo, come vediamo là in fondo, nozzolo Cadria, verso la Valchiese, dalla Valchiese praticamente discesa verso la Valsabbia. Qui le trincee proseguivano in questa goletta qua e salivano fin sulla montagna. Qua sopra c'è Gola Melzani, Fiorino Melzani. Qua è Cima Brele. Infatti la Cima Brele era collegata con le trincee che avevo fatto vedere prima, di arroccamento, si saliva su tutto il costone e si arrivava praticamente in cima. Da là scendeva il Monte Suello col dosso tondo che vediamo qua davanti, che era tutto blindato, che era tutto fortificato anche quello, per non lasciare nulla al caso. Anche Monte Sassello là sopra, vi era posizionato alla Pozze, vi erano posizionate alcune opere campali che servivano per la protezione di tutta questa zona del fronte, che infatti ci troviamo qua davanti, in questa piana. Naturalmente Ponte Caffaro era un quarto di quello che si vedeva adesso. Tutta la piana qua erano delle opere coltivate, erano solo dei terreni praticamente che si chiamavano quadre, che erano le quadre di così, e Bondone era molto molto piccolo, però da qui si era in diretto contatto anche con la Calva che era la zona tenaglia della difesa del lago. Da questa parte avevamo Sant'Antonio, dall'altra parte avevamo il Monte Calma, Cima Spessa e Tombea, là davanti.